abbiamo nessuno la colpa. È stato un destino. Nino deve uscire. E chiede che esca dal carcere. Sì, deve uscire Nino. Nessuno di voi ha detto a Nino di fermarsi perché l'acqua, c'era l'acqua ed era pericolosa. Io niente ricordo. Nessuno. Ma l'acqua si vedeva o no? L'acqua si vedeva, ma noi stavamo andando indietro. Abbiamo detto, Nino, facciamo il giro. Ma Nino non ha avuto il tempo, perché come ha fatto andare indietro con la macchina, l'acqua ci ha portati subito. Non abbiamo capito niente ormai. La macchina è stata trascinata? Sì, subito. Tutta indietro se n'è andata la macchina, non abbiamo capito niente. Lei è riuscita ad uscire? Ma io dopo 2 ore che ero in macchina, sono riuscita ad uscire dalla macchina. E Marisol? Marisol, io l'ho presa, era fuori dall'acqua e l'ho entrata in macchina, ho incominciato a fargli la respirazione, ma ormai non ho avuto neanche tempo di uscirla perché non sono uscita subito, dopo 2 ore. Ormai eravamo solo io e mia cugina che avevamo sopravvissuto e ci guardavamo e dicevamo, ma guardate, ci dobbiamo fare forza, ormai siamo morte, o usciamo e ce la facciamo. O moriamo. Deve essere liberato Nino. Nino deve essere al funerale di mia figlia, perché Nino colpa non ne ha. Io lo scagiono anche davanti a un giudice. Nino colpa non ne ha, come non ce l'abbiamo nessuno. Deve uscire Nino. Quale viaggiavano le 7 persone arrivava da quella stradina che vedete alle mie spalle. Hanno cercato di attraversare il torrente Asinaro, che in genere è secco, ma invece sono stati travolti dall'acqua, probabilmente anche a causa del buio. Più anziana seduta sul sedile posteriore, la bambina era incastrata sempre nel lato posteriore sotto il sedile del lato passeggero, mentre una donna sulla 30 anni l'abbiamo trovata praticamente sopra il lato guida che cercava di scappare dal finestrino, ma non ce l'ha fatta. A chiamare i vigili del fuoco e protezione civile sono stati gli altri 4 passeggeri usciti miracolosamente dall'auto, tra loro la mamma di Marisol e il 32enne al volante. La macchina si è fermata in una roccia, in una pietra. Mio fratello con i piedi ha rotto il vetro e ha tirato fuori anche il ragazzo che era accanto a lui. E poi la corrente se l'è portato via. 3 giorni di lutto cittadino. Antonino Restucci, arrestato dalla polizia di Noto per omicidio colposo plurimo, ha dichiarato che in quel momento non c'era una situazione di pericolo. Ho salvato delle vite, urla il cugino di Marisol, infermiere che lavora a Milano. Ho cercato di salvare anche la bambina. Sì, sì, e 2 volte gli è fuggita dalle mani la bambina. Anche la mamma ha preso la bambina con le mani e gli è sfuggita perché l'acqua gliel'ha portata via.